Benvenuti, sono Massimo, sono un archeologo e oggi vi porterò a visitare un posto famosissimo, Monte Rigioni. Lo farò grazie a una tecnologia innovativa e soprattutto grazie all'amico Paolo Dal Prato che ha messo a disposizione un drone virtuale, una tecnologia che ci permetterà di visitare posti che in questi giorni non possiamo andare a vedere. Monte Rigioni è un borgo fortificato, un castello, fondato nel 1213 dalla Repubblica di Siena. Fu fondato per difendere la Repubblica verso nord, verso la nemica Firenze. E Dante Alighieri lo ricorda con poche precise parole: Monte Rigioni che di torri si colonna. La valle ai piedi della collina dove sorge il castello era abitata fin dall'età etrusca. Sono stati scavati un villaggio dell'età del ferro e una grande necropoli, la necropoli del Casone. Il castello ha una pianta pressoché circolare, le mura sono ancora intatte, sono riconoscibili le 14 inconfondibili torri. La struttura è semplice, una via attraversa il borgo, entrando da sud dalla Porta Franca o Senese e uscendo a nord dalla Porta San Giovanni verso Firenze. Al centro del borgo, sulla piazza, si affaccia la chiesa di Santa Maria Assunta. Poco distante da Monte Rigioni sorge la Badia dei Santi Salvatore e Cirino, nota come Badia Isola perché sorgeva su un piccolo rilievo nella palude che occupava tutta la valle in età medievale. Fu fondata nel 1001 come voto da una nobile feudataria, Ava. L'abbazia acquistò importanza grazie alla sua posizione sul cammino della Via Francigena. Era un passaggio fondamentale, rievocato oggi da un ostello per i moderni pellegrini.